la stadiazione di un tumore. Correggimi se sbaglio, ma la stadiazione vera e propria può essere fatta solo dopo la rimozione del tumore, è corretto? Sì, diciamo che ci sono due tipi di stadiazione. Allora, la stadiazione clinica, che è sostanzialmente ho una biopsia, mi diagnosticano un tumore dell'intestino, e la stadiazione clinica è fatta con la TAC o con la PET per capire il grado di estensione, cioè se ci sono delle localizzazioni visibili del tumore in altri organi, sostanzialmente. Questo ci serve poi per pianificare le cure e per stabilire gli obiettivi delle cure. Poi c'è la stadiazione invece patologica, che vuol dire quello a cui stavi facendo cenno tu, cioè mi tolgono il tumore primitivo e si vanno proprio a vedere delle caratteristiche a livello microscopico, quindi il mio pezzo operatorio va al microscopio ed ecco che poi ci dà tutte le caratteristiche che vediamo nel tuo referto. E queste sono caratteristiche molto importanti perché ci danno idea del tipo di estensione locale del tumore. Questo in particolare è fondamentale quando si va direttamente all'intervento chirurgico, quindi quando facciamo la TAC, non ci sono localizzazioni a distanza, si fa l'intervento sull'intestino e poi bisogna decidere cosa fare dopo, quindi se magari accompagnare un percorso di chemioterapia in base ad alcuni fattori di rischio, oppure se mantenere solo il paziente in controllo. Sto ingrandendo, quindi da casa vedono la stadiazione YPT3, YPN1B, il T3 a cosa si riferisce? Allora, il T è sostanzialmente il tumore primitivo, quindi a come il tumore infiltra la parete dell'intestino. Infatti vedi che c'è scritto infiltrazione fino al tessuto adiposo periviscerale oltre la tonaca muscolare. Adesso non voglio farvi una lezione di anatomia patologica, ma il tumore cresce e si sviluppa all'inizio a livello della mucosa che riveste l'intestino, però poi, come dicevamo all'inizio, ha la caratteristica di riuscire a infiltrare, quindi di crescere attraverso la parete. La parete dell'intestino è bella spessa, quindi ci sono più strati e il patologo definisce quanto è profondo il tumore nella parete. Uno cresce solo nella mucosa dell'intestino, quindi è molto superficiale. Voi dovete immaginare vedendo l'intestino come un tubo, il tumore che cresce all'interno del lume del tubo e poi va verso l'esterno, quindi attraversa proprio la parete verso l'esterno. Quindi T1 molto superficiale, che cresce a livello proprio degli strati più superficiali della parete, 2, 3 e 4 quando man mano crescono attraverso la parete dell'intestino, c'è lo strato mucoso, sottomucoso, la tonaca muscolare. Noi abbiamo il muscolo nell'intestino perché l'intestino deve contrarsi, quindi c'è la tonaca muscolare e poi c'è la sierosa, che è l'ultimo strato da attraversare e che è sostanzialmente la membrana che riveste esternamente l'intestino. Quando superano la sierosa la possono anche perforare, quindi sono dei tumori che praticamente trapassano tutta la superficie dell'intestino. Il tuo era più o meno a metà, insomma, superava la sottomucosa, quindi non era confinato alla superficie interna dell'intestino, iniziava ad attraversare l'intestino, però non arrivava a oltrepassarlo. Okay. L'altra cosa che è importante, l'N. Sì. L'N che sta per linfonodi. Linfonodi sono delle ghiandole che noi abbiamo in tutto il nostro corpo. Per esempio, quando abbiamo mal di gola si possono un pochino ingrossare, ci possono far male. Oppure a volte le donne, se fanno magari una depilazione troppo aggressiva, possono gonfiarsi sempre i linfonodi sotto le ascelle oppure agli inguini. In questo caso i linfonodi sono anche vicino all'intestino perché sono un po' gli spazzini, sono i nostri filtri. Quindi la bravura del chirurgo sta non solo nel resecare il pezzettino di intestino, ma togliere tutto il tessuto che ci sta intorno, perché si devono andare a recuperare questi linfonodi, che sono queste ghiandole, dove le cellule tumorali
possono scappare e andare quindi a localizzarsi, come è stato nel tuo caso, dove vedi che N1B2/13 vuol dire che due linfonodi dei 13 che il tuo chirurgo ti ha asportato erano coinvolti da cellule tumorali. Nasce, cresce nell'intestino, si sviluppa, inizia a infiltrare la parete, ma anche alcune cellule sono scappate e sono andate a localizzarsi nei linfonodi. Quindi questo, diciamo, è un fattore dal punto di vista oncologico importante, perché vuol dire che non era un tumore che stava lì buono, era un tumore che comunque tendeva a muoversi e a invadere non solo localmente, ma potenzialmente anche a distanza. V1PN0 vogliono dire V1 vascolare. Alla fine sembra difficile, però è facile, tutta una sua logica. Vascolare vuol dire che l'anatomopatologo, guardando a microscopio, ha visto delle cellule tumorali all'interno dei vasi sanguigni. Intorno al tumore, chiaramente nel colon, ci sono i piccoli capillari, e lì dentro il patologo ha trovato dei vasi sanguigni, delle cellule tumorali. Quindi anche questo è un altro segnale per l'oncologo a dire: ok, questo tumore tendeva effettivamente a muoversi. Le cellule avevano acquisito la capacità di muoversi e di scappare dalla loro sede iniziale. PN0 è le guaine dei nervi. Noi sappiamo che nell'intestino, oltre al muscolo, oltre ai vasi sanguigni, ci sono anche i nervi, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma i nostri movimenti intestinali sono governati anche da un sistema nervoso che si chiama parasimpatico, che fa sì proprio che l'intestino si muova in modo autonomo. Tu non avevi cellule tumorali intorno alle guaine nervose, PN0 vuol dire che non ce n'erano. G2 è il vecchio discorso di prima, cioè moderatamente differenziato. G1 ben differenziato, G2 moderatamente, G3 poco differenziato, che è quello un po' meno simile al tessuto di origine di cui parlavamo prima. E poi R0, anche qui facilissimo, resecabilità, cioè R0 vuol dire che è stato resecato bene, perché non ci sono residui microscopici, cioè l'anatomopatologo vede il pezzo, vede del tessuto sano intorno, non ci sono infiltrazioni dei margini, quindi il tumore è stato asportato, si dice, radicalmente. A tutti voi dico grazie per averci guardato, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete like al video, condividetelo, rock and roll, ciao!